È tempo di bilanci anche per il WWF Abruzzo. Filomena Ricci, è stato un anno complicato, difficile, sono stati raggiunti diversi obiettivi, ma c'è anche qualcosa che non è andato per il verso giusto, come si suol dire? Sì, un anno che continua ad essere difficile, sicuramente non di facile approccio per tutti, anche per il mondo del volontariato. Purtroppo il 2021 per la nostra regione è stato un anno in cui ricordiamo il taglio dell'unico parco regionale, il Sirente Velino, il cui perimetro è stato ridotto con una delibera regionale. Il WWF insieme ad altre associazioni ha richiesto l'impugnativa al governo e adesso siamo in attesa dell'esito della consulta. Purtroppo questo segna una pagina scura per l'Abruzzo, che vuole essere una regione che punta alle aree protette e alla natura. Per fortuna c'è anche qualcosa di positivo, nel senso che vediamo nelle persone crescere la consapevolezza dell'importanza della conservazione dell'ambiente anche per il proprio benessere di salute, per stare bene. E vediamo che le nostre oasi, le riserve regionali, sono sempre molto attrattive e ospitano tantissimi visitatori. Per quanto riguarda il nuovo anno, il 2022, gli obiettivi del WWF nella nostra regione? Gli obiettivi del WWF sono sempre quelli di puntare alla conservazione della natura, quindi all'implementazione delle aree protette, per esempio a un'interlocuzione con il mondo dell'agricoltura, con il mondo venatorio, perché si faccia finalmente un calendario che non venga ogni volta impugnato e bloccato, ma che sia veramente rispettoso della fauna. Cercheremo di aumentare il numero di persone che ci aiuta, perché solo con tantissime persone, tanti volontari, riusciamo a fare, ad essere presenti nelle azioni che si fanno sul territorio. Chiederemo nuove programmazioni per la nostra regione, cioè che i fondi europei vengano veramente utilizzati per fare dei programmi più ampi di rilancio, anche per esempio abbiamo parlato della montagna, anche però pensiamo alla costa, dove purtroppo assistiamo ancora a progetti antichi, antiquati, di cementificazione, quando ci vorrebbe qualcosa di più innovativo per il rilancio di un posto unico come la Costa Verde dei Trabocchi.